Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, Salve a tutti. allora, oggi avremo come ospiti Leonardo Romei e Emilio Patuzzo. Spero di non aver sbagliato i nomi. Mi è giusto. Okay. No, il nome è giusto. Fino a qui ci siamo. Fino a lì ci siamo. Iniziamo come al solito con i nominativi fritti e mappamondi. La scrittura è un tempio dove pilastri viventi lasciano uscire talvolta confuse parole. L'uomo attraversa foreste di simboli che lo osservano con sguardi familiari. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni. Bene, iniziamo con la discussione di oggi, che verterà, come già preannunciato, sui cerchi trinitari di Gioacchino da Fiore, che sono una delle immagini più formidabili tra tutte quelle che abbiamo osservato nelle settimane precedenti. Ecco, la questione che vorremmo affrontare, noi l'affrontiamo dal punto di vista della costruzione dell'immagine e della comunicazione. E l'aspetto che ci interessa di più è capire che cosa nasconde, diremo qualche cosa anche sulla sua origine, sulla sua costituzione. Ovviamente non siamo né teologi né esperti, diciamo così, di Gioacchino, ma fondamentalmente siamo esperti di comunicazione e cerchiamo di affrontare la questione da quel punto di vista, senza dimenticarci però chiaramente del contesto, che è un contesto fortemente mutato rispetto alla realtà attuale. Si discuteva appunto se si potesse parlare in questo caso di data visualization addirittura, oppure no, ma di una visualizzazione di dati completamente, di natura completamente diversa rispetto a quelle a cui noi siamo abituati. Anche se non del tutto, perché ci sono degli aspetti, vedremo, che sono abbastanza vicini a quello che ad esempio è la notazione di Eulero. Bene, possiamo cominciare a dare una descrizione, diciamo così, generica di questa immagine. Innanzitutto vedete che l'immagine è la figura è costituita da tre cerchi, che sono la cosa che si notano di più, di tre colori, che non per nulla, non casualmente, sono i tre colori primari, e ci sono quattro lettere più grandi, I, E, U, E, inserite al loro interno. Intanto abbiamo già visto che le lettere inserite al loro interno sono proprio il tetragrammaton, cioè Yod, Het, Vav, Het, che latinizzato è Yehweh. E notate poi attorno ci sono alcune spiegazioni, alcune esplosioni di questo diagramma, alcune formulazioni. Vedete in alto ci sono due combinazioni diverse dei cerchi. In basso vedete sette piccoli cerchi, in basso a destra sette piccoli cerchi, e poi un alfa e un omega sulla sinistra. E tutte queste cose avranno un valore che adesso discuteremo. Volete dire, ecco, un ultimo dettaglio, che questi tre anelli, come vedete, sono intrecciati. Sono proprio tre, è come se un oggetto fisico, fondamentalmente. Che è anche possibile da realizzare fisicamente, realmente. Sono tre anelli che possono scorrere uno sull'altro e hanno un punto in cui si intersecano tutti e tre, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete aggiungere qualcosa sulla struttura generale della figura, Leonardo, Emilio. Beh, Sì, vai, Leonardo, scusa. uno alla volta, Prego. per carità.
Prego. Allora, ok, allora sì, si può aggiungere innanzitutto che queste sono, queste immagini fanno parte, questa immagine, questa figura fa parte appunto di un libro che si ipotizza sia stato realizzato e scritto visivamente dallo stesso abate Gioacchino e che quindi sia da considerare un testo autonomo che però nella sua struttura riprende altre figure che Gioacchino aveva realizzato invece in questo caso come commento visivo di un testo alfabetico. Quindi diciamo che questa che noi vediamo è una figura che è la sintesi di precedenti figure in cui Gioacchino elaborava questo rapporto tra i cerchi e il nome in ebraico di Dio, il tetragrammaton, l'alfa e l'omega. E cos'altro da aggiungere? Che appunto Gioacchino è un abate che si caratterizza per il fatto di aver scritto che alcune nozioni di tipo teologico possono essere comprese più facilmente attraverso, diciamo così, le immagini che attraverso le parole. E quindi lui stesso faceva uso di queste figure come strumento conoscitivo, nel suo caso l'ambito della conoscenza era quello teologico. Questo immagine fa parte di questo libro di cui esistono diverse versioni e questa che stiamo vedendo è la versione del Liber Figurarum che si trova a Oxford nel Corpus Christi College. Vi sono altre versioni che si trovano invece in Italia. C'è un'altra versione che si trova invece in Italia. Ecco, ho finito. Se vuoi sì, dire no, giusto una cosa che adesso mi sembra che sia stata omessa. Semplicemente come si vede nella parte superiore dei cerchi, è sempre iscritto all'interno dei cerchi, è possibile vedere Pater, Filius e Spiritus Sanctis. E questa cosa qua si vede a questa scala qua della rappresentazione, per cui ogni cerchio in sostanza, oltre ai tanti significati che Gioacchino gli attribuisce, attribuisce loro, stanno rispettivamente a partire da sinistra per Padre, Figlio e Spirito Santo. Quello che secondo me è interessante che si vede a questa scala qua, e che discutevamo in questi giorni con Leonardo e Luciano, quello che è interessante è proprio la sovrapposizione di diverse rappresentazioni diagrammatiche. Ora, come ha spiegato prima bene Luciano, è possibile vedere, che poi dopo entreremo nello specifico, l'alfa, l'omega e i tre sottodiagrammi che sono nella parte destra della rappresentazione. Però quello che è interessante è che questi tre cerchi trinitari, oltre a mostrare le relazioni che intercorrono tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono sovrapposti fondamentalmente su una linea del tempo. Per cui nella parte sinistra si legge Adamo, no? Nella parte sinistra proprio più o meno all'altezza esatto, grazie Luciano, Adamo. Si legge Adamo. Mentre nella parte destra, dopo Yahweh, si legge Finis Mundi, cioè la fine del mondo. Per cui quello che è interessante, che vogliamo sottolineare in questa rappresentazione qua, è come esistano fondamentalmente due diagrammi differenti che coesistono, no, sulla superficie del foglio. Per cui quella lineare temporale che va da Adamo fino a Finis Mundi, e poi quella relazionale che mette in relazione le tre entità. Questo è interessante, come vedremo poi, perché Gioacchino le fa perfettamente esistere e una rappresentazione spiega l'altra, per cui c'è reciprocità tra i due diagrammi. Possiamo aggiungere un terzo livello, che è quello appunto del tetragrammaton, che in sostanza qui abbiamo un primo sistema di riferimento, quello più visibile, che sono i tre anelli,
un secondo sistema di riferimento che è quello del tetragrammaton e un terzo sistema di riferimento che è quello temporale. I tre sistemi si intrecciano e convivono ed è proprio questa la natura profonda dell'opera di Gioachino, di riuscire di far convivere questi tre elementi. Poi andremo più in profondità su questo aspetto. Volevo puntualizzare un piccolo dettaglio, cominciare a fare una piccola analisi di questo artefatto, non so come dire, dal punto di vista proprio della sua costruzione grafica. Vedete che ci sono dei livelli molto ben definiti in termini di gerarchia dimensionale. Vengono usati due stili di scrittura, insomma delle capitali e delle minuscole, vengono usati dei colori e vengono usate delle posizioni. Vedete che Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, Antico Testamento, Nuovo Testamento, sono praticamente sullo stesso livello, la stessa dimensione. Allo stesso modo il Pater, Filius e Spiritus Sanctus è in alto, hanno la stessa dimensione, la stessa posizione. Vedete che poi questa è come se fosse la definizione di questo anello, Pater, Ie, vedete che include la Iod e la Het, Filius, Eu, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che si crea questa corrispondenza. E questo Pater e questo Spiritus Sanctus sono di un'altra dimensione rispetto a quello che c'è sopra e sono connesse chiaramente alla lettera del tetragrammaton. Allo stesso modo gli elementi temporali, vedete tempo prima della legge, tempo sotto la legge, tempo sotto il Vangelo e tempo sotto l'intelletto tipico, che sono i quattro tempi che individua Gioachino da Fiore in questo diagramma. Poi ci sarebbe un quinto tempo, che è il tempo dell'intelletto anagogico, che è fuori dagli anelli, e questi tempi definiscono in sostanza la storia, e la storia fino alla fine del mondo. Ecco, è interessante perché quindi questo artefatto è costruito su un sistema di riferimento molto evidente, che si intreccia con altri due sistemi di riferimento, può essere usato in vari modi, quindi, in cui tutte le relazioni tra questi elementi sono esplicite e volute, e in cui sono presenti dei livelli grafici molto ben definiti, molto ben demarcati in sostanza, e ovviamente poi ci sono tutte queste cose, sono anche spiegate a margine, un po' come era avvenuto per il Codex Mendoza. Volete dire qualcos'altro su questo aspetto? Magari dare più... Ma forse giusto completare, Luciano, quello che già hai detto tu, e cioè nella parte inferiore dei cerchi, oltre a Pater e Spiritus Sanctus, c'è anche primo stato, secondo stato e terzo stato. Ora, c'è corrispondenza analogica, diciamo, tra la trinitarietà, tra l'essere trinitario, diciamo, di questa rappresentazione qua, che sta per Dio, una rappresentazione di Dio, divisa nei tre cerchi, dove ogni cerchio corrisponde a uno stato evolutivo spirituale dell'uomo. Per cui che questo, tra l'altro, è, appunto, come dicevamo prima, ha una corrispondenza anche temporale, nel senso che più andiamo indietro nella storia, più ci avviciniamo ad Adamo, più, come dire, lo stato evolutivo spirituale dell'umanità è, come dire, involuto. Adesso forse non è proprio la parola corretta, però... Esatto, c'è un processo evolutivo graduale, no? Dove da primo stato, il secondo stato, il terzo stato, fino alla fine del mondo. Questa forse è una cosa che non era stata detta, giusto questo. Sì,
E se vediamo, ci sono anche delle figure appunto che ricorrono, perché appunto tra Adamo e Mosè c'è il tempo sotto questo che è Mosè, c'è il tempo sotto la legge, poi qui abbiamo Giovanni Battista, ovviamente qui Aronne, e qui c'è invece il tempo presente, perché fondamentalmente Gioacchino sta parlando agli uomini del suo tempo, insomma, e sta vaticinando, diciamo così, la storia futura. E che altro dire? Ecco, se avete notato nell'immagine, adesso scusate che non va più, qui c'è l'alfa e l'omega, io sono l'alfa e l'omega, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. E se andiamo a vedere nel dettaglio questo, la spiegazione dei tre anelli temporale viene fatta in questo spazio qua sopra. Così come la spiegazione delle intersezioni tra insomma Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo viene spiegata in questa seconda raffigurazione, in questa seconda figura, in cui si vede appunto che le persone possono essere prese come singole, come due persone, come tre persone contemporaneamente, e tutto questo viene associato a una serie di figure bibliche: Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Efraim. E ecco, una caratteristica che si nota è che poi faremo notare un pochino più nel dettaglio, è che tutti gli elementi sembrano connessi, perché tutti gli elementi sono connessi nella visione di Gioacchino. Gioacchino, appunto, poi appunto approfondiremo questo aspetto, di fatto è un cabalista cristiano. Dunque, se qui volete aggiungere qualcosa su questo punto che abbiamo approfondito prima, magari Leonardo, Emilio, sulla questione. Allora, intanto aggiungo qualcosa sulla struttura complessiva, sì, che introduce il discorso della poi che farà forse Emilio, no, sulla più specifico sulla Cabala, ed è il fatto che, come si vede, quello che viene creato da Gioacchino è un sistema combinatorio in cui ci sono diversi elementi che tra di loro, combinandosi, poi ne creano d'altri. Quindi abbiamo gli elementi principali, sono delle lettere e dei cerchi, no? Fondamentalmente. Ora, alcune di queste sono due tipologie di lettere. Da una parte c'è l'alfa e l'omega, che sono a sinistra, e che sono anch'esse poi strutturate, come vedete, intrecciate a loro volta con altre lettere, che sono in questo caso le quattro lettere che descrivono no, il nome di Dio. Come vedete, infatti, nella alfa e nell'omega poi si interconnettono con le lettere, che poi le stesse lettere troviamo invece disposte all'interno della, no, della combinazione tra i cerchi. Quindi quello che si crea è un sistema combinatorio in cui però, come notava prima Luciano, c'è una gerarchia, ovvero la gerarchia è data dal fatto che fondamentalmente quello che emerge rapidamente sono alfa, omega, tre cerchi e il tetragrammaton. Ora, questi sono i tre elementi che sono per Gioacchino la sintesi di un'ampia parte del, no, del suo pensiero, che è quello che poi lui esprime in altri testi. Ora, qui che sono l'Esposizio in Apocalipsim, che sono il Liber Concordia. Cioè, diciamo che qua lui sintetizza altri testi che ha scritto in precedenza e lo fa dandogli una struttura gerarchica a partire dalle nozioni chiave, che sono queste tre. Quindi il tetragrammaton, che è composto da quattro elementi, che deve combinarsi con tre elementi, che a loro volta si combinano con due elementi, che sono l'alfa e l'omega, ma a loro volta l'alfa e l'omega a loro volta possono essere suddivise in tre, quattro, due elementi. Quindi è un sistema combinatorio,
per un sistema combinatorio di nozioni teologiche e nello stesso tempo anche di nozioni relative al significato simbolico dei numeri. Quindi questo è la ragione per cui, no, se lo vediamo insieme, sembra abbastanza complesso, perché è complesso. Lui sta sintetizzando qua tutta una sua teoria e sta cercando di mettere insieme, fra l'altro, delle nozioni più di provenienza, diciamo così, più che vengono dalla sua provenienza, più di provenienza, diciamo così, ebraica, ed altre invece come la nozione che sono il nome ebraico di Dio, ed altre invece che sono più propriamente legate al discorso della Trinità. Ecco, quindi sta cercando di mettere insieme anche diverse nozioni, diciamo così. Io volevo fare giusto un appunto, se Leonardo è finito. Lui spiegare anche la questione sulla Kabbalah. Sì, sì, ci proverò. No, però prima torniamo magari su quei diagrammi che sono nella parte in alto a destra della rappresentazione, perché c'era una cosa che volevo far notare e che mi permetteva di riallacciarmi, esatto, questi, agli stati al primo, al secondo, al terzo stato che si sviluppano temporalmente a partire da Abramo fino alla fine del mondo. Una cosa che discutevamo in questi giorni, ora siamo consapevoli dei rischi che corriamo nel leggere giochino attraverso le variabili visive di Bertin, però Reeves, che è questa autrice che ha, appunto, è già stata citata, ha esaminato molto, molto approfonditamente il lavoro di Gioacchino, spiega come in sostanza Gioacchino abbia utilizzato la variabile tono, no? Per spiegare l'evoluzione dello stato spirituale, per cui nella parte a sinistra di questi tre cerchi in alto si vede che il verde è molto scuro e poi va a schiarirsi mano a mano. Questo qua fondamentalmente è un impiego di Gioacchino, ora chiaramente inconsapevole rispetto alla teoria di Bertin, in realtà è consapevole quello che fa. E appunto di questo utilizzo qui della variabile tono per spiegare quello che è il processo evolutivo del percorso spirituale. Nella parte inferiore, invece, nei tre cerchi che stanno alla base, forse una cosa che è da... nella parte a destra, una cosa che è da ribadire è ancora una volta l'utilizzo dei colori, che qui hanno un riferimento simbolico, almeno questo era quello che abbiamo trovato nel testo della Reeves, dove ancora il cerchio che sta alla sinistra, che rappresenta il padre, è colorato di verde perché in teoria dovrebbe simbolizzare il colore della vita. Il rosso invece che sta al centro, il figlio, che è rosso perché si rimanda al colore del sangue, mentre quello a destra, che è blu, che corrisponde allo Spirito Santo, sta per l'aria. Per cui non c'è mai, come dire, un impiego arbitrario della variabile colore, della variabile del tono. Gioacchino in questo è sempre molto rigoroso. Il fatto che, poi dopo ritornando sui tre cerchi principali, che Gioacchino utilizzi questi tre colori primari, dal punto di vista fisico ovviamente, lo spiega, questa qui forse una curiosità, ma fino a un certo punto, lo spiega Tondelli, che è lo studioso che ha ritrovato a Reggio Emilia questa il libro non figurale. È questa ma sì, l'altro è un altro, però, e spiega in realtà come verde, blu e rosso fossero i colori che in una tradizione medievale erano adoperati per rappresentare l'arcobaleno, per cui anche in questo senso qua, che poi dopo viene anche descritto a Dante nella Divina Commedia, e Luciano lo sa benissimo, questo forse lo può spiegare meglio. No, l'ho messo la citazione in chat. Ok. parvemi tra i giri, sì. Ah, va bene. Il colore di una contenenza. E... oddio, adesso come faccio a togliere? Ok. In realtà rappresenta, a parte la chat non riuscivo più a... In realtà sta a simboleggiare l'unità del Dio. Cioè, quindi tre parti separate, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che però attraverso la variabile colore stanno a simboleggiare l'unità del tutto, di queste tre parti che in sostanza il Dio è un'entità atomica, quindi per definizione indivisibile, però
come dire, scissa in questi tre cerchi che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco. Ora, prego, Luciano. Dopo sì, magari no, torniamo alla Cabala dopo. Sì, no, questo è molto interessante. Adesso abbiamo perso il filo, giustamente. Scusate che volevo dire una cosa, ma poi mi sono dimenticato quello che... Vabbè. Già che ci siamo, finiamo di fare il giro delle questioni. Ci sono due questioni interessanti. L'alfa e l'omega, dove Gioacchino mappa il tetragrammaton. Vedete che nell'omega mette il padre, Yod, e il figlio Vav, da cui discende lo Spirito Santo. Quindi, come si trova nel credo niceno costantinopolitano, se non erro, lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Questo sia dal Padre sia dal Figlio, e viene in questo modo esplicitato in questo diagramma. In questo caso si vede invece, viene mostrato in alfa la struttura della Trinità, con in sostanza il Padre che genera il Figlio e lo Spirito Santo, che poi sono uniti in un unico Dio, questo Yahweh o Yahweh o quello che è centrale. E questo giusto per capire che cosa c'è qua dentro, ecco, per giustificare. E questa, secondo me, è molto molto interessante, perché Gioacchino spiega come si combinano le tre figure, come se effettivamente quella sulla sinistra, i tre cerchi, fossero fossero degli insiemi. Quindi uno ha il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo presi singolarmente, presi a coppie, e la combinazione di tutte e tre. Questo è interessantissimo, perché lui fa vedere che legge questo diagramma come una serie di combinazioni, e vede anche la combinazione tra due figure che in questo caso non si vedono, ma che sono possibili costruire con questo oggetto, perché qui si vede solo la combinazione a coppie tra Padre e Figlio, e tra Figlio e Spirito Santo, ma non si vede la combinazione tra Padre e Spirito Santo, che in realtà è possibile con questo oggetto. Che quindi la cosa interessante è che è proprio l'oggetto a presentare. Lui legge questa lettura qui che lui dà, include la proprietà dell'oggetto e non tanto quella della raffigurazione che ne viene fatta qua. Questo è un altro aspetto interessante, che è abbastanza curioso, ecco, da evidenziare. E ecco, a questo punto, visto che abbiamo concluso il giro di quello che c'è in questa famosa pagina del Liber Figurarum, Emilio, puoi spiegarci questa questione della Cabala, finalmente. Va bene, cercherò di farlo in maniera più chiara possibile, dato che non è mio pregio quello della chiarezza. Va bene, la chiarezza o della possibilità? La chiarezza. Ok. Allora, diciamo che tutta questa prima parte, che è descrittiva della rappresentazione di Gioacchino, dovrebbe in teoria aver fatto emergere quella che è la complessità che esiste, no, tra le diverse rappresentazioni che lui fa della Trinità e della simbologia della simbologia dei testi sacri della Bibbia. Quello che secondo noi è interessante, e che abbiamo cercato di far emergere, è proprio l'aspetto sistemico che Gioacchino crea tra queste diverse analogie. Sono diverse analogie perché il fatto che lui abbia adoperato la scissa per rappresentare il tempo, questa è una rappresentazione analogica del tempo. Il fatto che Gioacchino abbia adoperato tre anelli per rappresentare le relazioni che intercorrono tra Padre, Figlio e Spirito Santo, questa è un'altra analogia.
Il fatto che lui abbia adoperato nella parte superiore in alto a sinistra l'alfa e nella parte inferiore l'omega serve per mostrare come, secondo Gioacchino, la storia possa essere divisa in due, in tre e poi ulteriormente il due in quattro. Ecco, quello che è interessante è appunto come come coesistano, diciamo, in un'unica rappresentazione diverse analogie diverse. Questo è spiegabile perché in realtà Gioacchino parte dal presupposto che queste diverse analogie qua si relazionino realmente, cioè parte dal presupposto che le analogie che lui trova, fondamentalmente, seguendo il principio cabalistico, no, esistano già nel testo sacro. Quello che lui fa è fondamentalmente un'esegesi della Bibbia. Lui scopre le analogie all'interno di questo testo sacro, le reinterpreta, le visualizza, e proprio perché le analogie che scopre nel testo sacro esistono nel testo sacro, non possono essere che vere, non possono essere che divine, che veritiere. No? Pertanto, il fatto che lui ricerchi questa sistematicità, il fatto che queste analogie che trova possano esistere in quanto sistema, è una prova per Gioacchino che lui ha trovato la via della verità. No? E questo qui è fondamentale perché mostra da un lato come Gioacchino adotti un approccio, un metodo che è cabalista, tanto all'esegesi del testo quanto alla rappresentazione. In un certo senso la rappresentazione, no, il fatto che queste analogie qua visive gli permettano di provare il suo punto, no, è fondamentalmente una riprova del fatto che lui ha trovato la verità, cioè quindi questa visualizzazione sistematica del testo sacro. Ecco, non so se mi sono spiegato in maniera chiara. Si può dire che in qualche modo, appunto, per sintetizzare, lui le cose che appunto trova, le trova, nel senso, è tutta una scoperta che è legata alle combinazioni che trova, e tutte le combinazioni che trova sono vere e valide in quanto sono contenute nella scrittura, sono contenute nella natura stessa e sono contenute nelle combinazioni numeriche tra gli elementi. Gli elementi che hanno una combinazione numerica di un certo tipo possono essere messi in relazione con elementi che hanno una combinazione numerica simile. Infatti, vedete, c'è il 3, il 4, il 2 su cui stiamo disputando, il 7 chiaramente, perché 3 e 4 e le 7 combinazioni, non è un caso che se non, cioè, sono 7 combinazioni, 3 e 4, il 12 che è il 3 per 4 che poi ricorre, insomma, si ritrovano tutti i numeri in una combinazione perfetta. La questione è che lui fondamentalmente la trova, ed ogni combinazione che trova è vera perché è ritrovabile, rintracciabile in questi numeri. Esatto. Diciamo che, adesso citando quella frase di Scholem che dicevamo in questi giorni, no? Scholem, che è un cabalista o comunque uno studioso della cabala, dice che rileggendo all'infinito uno stesso verso di un testo sacro è possibile riscoprire la verità. Cioè, in un certo senso, nel verso sacro nel verso sacro c'è intensivamente tutta la verità che è contenuta per esteso nella Sacra Scrittura. Per cui, ecco, come dire, il fatto che lui, formulando questa analogia visiva dei tre cerchi e relazionandoli in un certo modo, quindi intrecciandoli in un certo modo, gli permetta di visualizzare da un lato il 3, quindi Padre, Figlio, Spirito Santo, da un lato il 2, Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, a prescindere da questa disputa che è in corso tra di noi. Il 4, quindi Yehweh, il fatto che possa rappresentare allo stesso tempo primo, secondo, terzo stato, i quattro tempi della antelegem, sublegem, poi dopo tempo sub-evangelio e poi dopo il tempo tipico intelletto. Ecco, il fatto che lui abbia trovato questa analogia visiva che gli permette di rappresentare
in maniera analogica tutte le corrispondenze numeriche che ha trovato nel testo sacro, questo fondamentalmente è, come dire, una riprova del fatto che l'analogia visiva sia legittima, sia veritiera. Il fatto appunto che poi gli permette di esprimere allo stesso tempo le relazioni tra Mosè, Elia, il padre, eccetera, e lo sviluppo temporale, questa è una riprova ulteriore su un secondo livello dell'attendibilità, della veridicità dell'analogia visiva che ha ritrovato. Per cui, ecco, quello che è rilevante, quello che è importante, il valore di questa rappresentazione qua, non è tanto il diagramma a sé stante, quanto il metterlo in relazione e far emergere il suo carattere, il suo aspetto sistemico. Posso aggiungere una cosa? Vai. Infatti, allora, c'è una Jus nella chat che scrive: è una dimostrazione nel senso matematico del termine. E sì. Effettivamente, anche in questo caso, senza essere esperti di dimostrazioni matematiche, però anche in questo caso si parte da qualcosa, da un assioma, no? Ovvero lui non è che deve dimostrare che è giustificabile una correlazione tra il tetragrammaton, alfa, omega e la Trinità. Ci deve essere per forza una natura divina in questi concetti e ci deve essere per forza qualcosa dietro. Quindi in qualche modo questo è il punto di partenza. Sono degli assiomi che non devono essere giustificati in quanto tali, e quindi necessariamente tutto ciò che nasce dalla combinazione tra questi elementi non può che essere verità, non deve essere dimostrato. Mentre ovviamente, se ragionassimo adesso con un'ottica diversa di natura di indagine, non partiremo da questo discorso, ma dovremmo legittimare per quale motivo ci debba essere un rapporto tra il 3 e il 4. Chi l'ha detto, no, che ci deve essere? Nel suo caso si parte dal presupposto che ci debba essere questo rapporto e che quindi dalle combinazioni non possa che venire un'ulteriore comprensione, nel suo caso, di nozione di natura teologica, nonché dei testi sacri, fondamentalmente. Quindi questo è anche il motivo, diciamo così, è il presupposto che gli consente di essere così formale nella combinatoria degli elementi, perché non deve giustificare il motivo per cui lo fa. Certo. Assolutamente. E questo spiega molto la natura di questo oggetto, che in realtà presenta delle caratteristiche visive per noi assolutamente utili e affascinanti, anche per capire come si può costruire un'immagine, ma ovviamente fa riferimento a un sistema di pensiero che ha dei presupposti, come dire, differenti. Ecco. Ecco, vorrei tra l'altro, Leonardo, se vuoi approfondire un po' l'origine e i passaggi, diciamo così, con cui si è arrivati al cerchio trinitario, perché ovviamente il cerchio trinitario, come dicevi prima, appare anche in opere precedenti, insomma, tipo l'esposizione in Apocalipsim. Se vuoi dire qualcosa, perché appunto è possibile, si riesce a far emergere una genesi. Una cosa importante, Liber Figurarum non lo ha fatto materialmente Gioacchino, perché sembra che sia stato realizzato almeno la versione, quella di che si trova a Reggio Emilia, appena dopo la sua morte, quindi giustamente non può averlo fatto lui, però sicuramente è contenuto in varia forma nelle sue opere. E, ecco. Ma, prego. Allora, sì, se vogliamo ragionare quindi sulla origine delle figure di Gioacchino, ci sono due strade da percorrere, no? Se ci focalizziamo sul Liber Figurarum. Innanzitutto, il primo percorso è il rapporto tra il Liber Figurarum, che può essere considerato una sorta di, appunto, di sintesi visiva, e
le precedenti opere di Gioacchino. Quindi in questo caso vediamo che ci sono c'è una prima apparizione di questi cerchi che si combinano poi con il tetragrammaton nell'esposizione in Apocalissim, e poi ci sono altri cerchi, se continui con la slide, invece nel Liber Concordia, nella slide successiva o precedente, forse precedente. No, di sicuro. Non c'è sicuro, non ci sono, va bene, forse non l'abbiamo messa. Siamo dimenticati. Ci siamo dimenticati. Comunque, diciamo, questo forse non aggiunge molto, nel senso ci sono i cerchi che poi vengono modulati in modo diverso, un po' come se lui li esplorasse nelle diverse opere precedenti, però forse è ancora più interessante vedere da dove invece Gioacchino prende questa idea, secondo alcuni studiosi, in particolare secondo la Reeves nel suo testo De figure of Joachim of Fiore, che è un testo inglese del 72, e pare che Gioacchino abbia tratto ispirazione da queste figure da un'opera di Petrus Alfonsi, che è un altro, diciamo, grande nello stesso tempo teologo, ma anche studioso di in senso più ampio, precedente a Gioacchino, che in due opere, di cui una è un commento a un testo di uno dei padri venerabili della Chiesa, che è Beda, e quindi nel commento a De Natura Rerum di Beda, realizza, vedete, questi mostra, fa questi, diciamo, cerchi che si intersecano tra di loro, ma nel suo caso, in questo contesto, lui vuole mostrare delle orbite, quindi non lo fa con un obiettivo di tipo teologico. Ovviamente quella che vediamo qua non è, come evidente, la cosa originale di Petrus Alfonsi, ma è la versione che si vede nell'Ottocento attraverso la patrologia latina. Quindi, ovviamente, però comunque riporta tendenzialmente fedelmente quelli che erano i diagrammi realizzati da Petrus Alfonsi. Lo stesso Petrus Alfonsi, però, a sua volta fa un passaggio, diciamo, di una sorta di ragionamento diagrammatico. Qui siamo ancora, no, nella parte in cui mostra le orbite. E se invece poi andiamo, ecco, grazie Luciano, qua invece siamo nei dialoghi, che sono sempre un'opera di Petrus Alfonsi, su cui dopo magari possiamo dire proprio due cose per spiegare chi è, in cui lui cosa fa? Prende questi cerchi che aveva utilizzato per spiegare delle orbite. Però questi cerchi erano fondamentalmente un grande cerchio con due cerchi all'interno. Aggiunge un terzo cerchio al centro e intreccia, diciamo così, con questi cerchi il tetragrammaton. E questo anche perché diciamo, Petrus Alfonsi era un ebreo convertito, e quindi anche poi nelle sue cose cerca di mettere insieme concetti come di natura che venivano dalla sua tradizione più ebraica con nozioni più di tipo invece cristiano, come in questo caso, no, la Trinità data dai tre cerchi insieme al tetragrammaton. Quindi vediamo che già nella sua origine questa immagine, anche prima di Gioacchino, nasce già da un ragionamento di tipo visivo. Cioè da un ragionamento per cui una figura presa, che nasce da un certo ambito, in questo caso dall'ambito astronomico, serve a spiegare una nozione di tipo teologico, e quindi già siamo in un ambito di un tipo di pensiero, no? che cerca di mettere insieme due domini diversi, e quindi in qualche modo ci avviciniamo al discorso di un pensiero di tipo anche analogico, no? Analogico attraverso in questo caso dei diagrammi. Quindi questa si ipotizza che sia l'origine delle figure di Gioacchino. Poi ovviamente ci sarà un dibattito tra gli studiosi, eccetera, qua ci saranno 2000 scuole di pensiero, eccetera. Comunque è una delle ipotesi ed è interessante dal nostro punto di vista, perché vediamo questo passaggio di una figura da un ambito all'altro. A sua volta, cosa fa poi Gioacchino? Prende questa figura e l'arricchisce di ulteriori elementi,
di ulteriori dettagli. Quindi poi se torniamo indietro al tetragrammaton invece di Giochino da Fiore, questo è successivo, se torniamo indietro al tetragrammaton di Giochino da Fiore, vediamo che nel suo caso i tre cerchi sono intersecati fino ad avere un elemento, un'intersezione di tutti e tre gli elementi, mentre nel caso precedente non c'era, non mancava questo livello di intersezione. Questo sì, è il contributo, sì, no, a livello visivo. Secondo me c'è un passo in più, nel vai, senso che se vai a vedere i cerchi di Giochino, ma l'abbiamo già notato prima, sono intrecciati fisicamente. Cioè non è giusto, semplicemente, esatto, vero, sì, una sì, sola sì, posizione. Sì. E questo secondo me è un passaggio, sono due passaggi in più, perché non è semplicemente l'intersezione, ma è un livello appunto di intersezione fisica, che, quindi cioè, l'oggetto, questo ne avevamo discusso, in qualche misura ha delle proprietà che sono superiori a quelle della figura stessa che lo raffigura, insomma, che lo presenta. Esatto. Che lo presenta. Questo è, secondo me, formidabile. Tra l'altro va detto questo, che non sappiamo come ragionasse visivamente Petrus Alfonsi. Sappiamo invece come ragionava visivamente Giochino, per cui lui stesso lo descrive, no? E lui descrive il suo processo di esegesi dei testi sacri, ma anche di comprensione delle nozioni teologiche. E descrive il suo processo come a un certo punto l'apparizione di figure, che però nella sua visione sono figure tridimensionali. Cioè sono delle, come dici tu, sono, questi tre anelli sono tre oggetti, quindi c'è una complessità che non è neanche resa da questa figura, perché a sua volta questa figura è bidimensionale, ma questa a sua volta è una versione, diciamo così, di un'ulteriore figura mentale che è ancora più complessa ed è tridimensionale. Tra l'altro, riportiamo una citazione da Giochino che non abbiamo fatto all'inizio, che dà l'idea, no, del perché Giochino è fondamentalmente sicuramente un sinsemico totale, nel senso che lui scrive: quod potius figuri sostendi, quam lingua exprimi potest, ovvero quanto più può mostrare una figura, quanto più si può mostrare attraverso figure, di quanto possa esprimere la lingua. Ed è evidente quindi come lui dica, no, che fondamentalmente per esprimere un certo tipo di concetti, soprattutto concetti di questa complessità, le figure possano molto più della lingua. Peraltro vari studiosi notano come invece i suoi testi scritti, diciamo, alfabetico lineari siano decisamente confusi e molto poco comprensibili. Anche perché se uno deve rendere tutta questa complessità di elementi, rapporti tra il 4 e il 3, il prima, il dopo, il passato e poi diversi profeti, farlo con un testo scritto è praticamente impossibile, e infatti i suoi testi scritti, per chi li studia, sono abbastanza incomprensibili. Se mi consentite, poi c'è un ultimo collegamento che vorrei fare, visto che abbiamo citato una cosa da Giochino, la voglio collegare invece a una cosa simile che ha scritto Leonardo da Vinci parecchi secoli dopo, parlando però in questo caso di anatomia. E Leonardo da Vinci nei Disegni anatomici scrive: «O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal perfezione la intera figurazione qual fa qui il disegno?» E poi dice: «Ma io ti ricordo che tu non ti impacci con le parole, se non di parlare con orbi. O se per tu vuoi dimostrare con parole agli orecchi hanno l'occhio dell'uomini, parla di cose di sostanze e di natura», eccetera, eccetera. Perché, dice, quanto più tu descriverai alla minuta con le parole, tanto più confonderai la mente dell'uditore, eccetera, eccetera. Cioè, in qualche modo, diciamo che Giochino e Leonardo, da questo punto di vista, pur venendo, no? Pur essendo di ovviamente, avendo nozioni e background completamente diversi, vanno d'accordo, ecco. Ecco, sì. È importante sottolineare appunto il fatto che, la figura di Giochino lo testimonia, che il pensiero visivo può avere un ruolo
rilevante, cioè che fondamentalmente il pensiero non si manifesta esclusivamente in una forma lineare, ma anzi alcuni pensieri, e anche alcuni pensieri scientifici, si manifestano proprio in forma grafica, nella relazione tra gli elementi. E questo rende complesso, diciamo così, e particolarmente difficile rendere linearmente poi ecco l'espressione del pensiero. In questo senso, diciamo che la scrittura a mano consentiva molto facilmente, consente molto facilmente di passare da una forma all'altra in base alle necessità, cosa che chiaramente la forma tipografica, per come è concepita la tipografia oggi, fa con grossa difficoltà. Emilio, mi sembra che volessi intervenire. No, guarda, semplicemente per corroborare un attimo quello che stavate dicendo, e cioè che proprio in apertura del libro della Reeves, la studiosa in realtà dichiara come sia fondamentale per studiare e comprendere Gioacchino farlo in forma diagrammatica visiva, cioè nel senso che proprio per quello che c'è una relazione analogica non tanto di concetti quanto di sistema tra la rappresentazione e il sistema testo sacro, è fondamentale, e quindi pertanto essendo questo complesso è fondamentale farlo in una forma diagrammatica, altrimenti le relazioni che adesso come Cartesio direbbe sono rese intuitive nella forma diagrammatica, in forma lineare non sarebbero accessibili, o quantomeno lo sarebbero molto meno. Ora non so se stiamo per concludere, però c'era una cosa che avevamo discusso in questi ultimi giorni, proprio mettendo in relazione prima Petrus Alfonsi, poi dopo Gioacchino e in ultimo Piccino, che sono le ultime, ecco esatto, queste slide qui che abbiamo visto, poi ritorniamo a Gioacchino e infine Opicino. Una cosa che adesso è ancora un dire del aperto, per cui probabilmente anche il mio pensiero non è molto formato in merito. No, Luciano, se puoi tornare per piacere alla slide precedente. Questa? Quella dove si vede a confronto, Gioacchino con Opicino, che è quello screenshot del testo della Reeve. Questa? Questo qua, esatto. Quello che è interessante, su cui stiamo discutendo, è sul valore euristico di diagrammi. E su questo aspetto qua c'è un po' di confusione, nel senso che prima è stato detto appunto che il diagramma, in un certo senso, funge più o meno come da assioma, cioè una dimostrazione matematica. Nel senso che io, data una determinata configurazione dei tre cerchi trinitari, io deduco, di conseguenza, una corrispettiva, un'analogica, conformazione, configurazione della trinità. Per cui, in senso qua, il diagramma non è euristico, perché abilita un'inferenza di tipo deduttiva. Il motivo per cui il diagramma è euristico, se mettiamo in relazione appunto i passaggi che intercorrono, i passaggi che si susseguono, no? A partire da Petrus Alfonsi a Gioacchino e Opicino, il motivo per cui è euristico sta nel fatto che a partire da Alfonsi, proprio nel definire degli enti e le regole diagrammatiche ben specifiche, no? Che prevedono degli anelli, delle intersezioni, nel caso di Gioacchino, delle intersezioni che passano sopra, sotto, per cui c'è anche una dimensione Z, se vogliamo, poi a Opicino, tot numero di intersezioni, eccetera. Quindi definendo queste regole del gioco, queste manipolazioni possibili, in realtà ognuno di questi pensatori qua, questa qui è una supposizione, non ha particolare fondamento molido, hanno potuto giocare con questo sistema, prevedere manipolazioni diverse e quindi di conseguenza ipotizzare diverse configurazioni della realtà, della verità divina. Ecco, in questo senso forse il diagramma diventa
euristico, cioè come strumento di ausilio alla formulazione di nuove ipotesi e quindi alla formulazione di nuove configurazioni della Trinità. Ecco, questo qui è un tema che è forse parallelo a quello che abbiamo discusso fino ad ora, però in realtà è abbastanza centrale, tutto per quanto riguarda il nostro punto di vista di progettisti, no? Certamente c'è un aspetto che effettivamente nel caso di Gioacchino si trattava di non tanto di formulare ipotesi quanto di scoprire. Però, diciamo così, il processo è molto simile a quello che possiamo usare, con cui possiamo usare noi una figura. Ovviamente, sapendo che una figura, diciamo, analogica non presenta un'identità con il dominio che sta rappresentando. E questo è un punto molto delicato, abbiamo visto già in una presentazione precedente. Leonardo, volevi aggiungere qualcosa? Questa figura qui è interessante per certi versi. Sì, questa figura è interessante perché ci fa vedere come questi cerchi poi sono combinati da Gioacchino anche con elementi di altra natura. Bisogna, in questo caso, cosa vediamo? Vediamo ci sono tre cerchi che vanno, no, dal basso verso l'alto, ma insieme c'è anche un crescere, no, dei fiori, è un germogliare fondamentalmente. Qual è il punto? Perché? Perché si sta andando verso la direzione, no, dello Spirito Santo e quindi su qualcosa che ha una, no, una dimensione ancora più, no, divina e piena di grazia dal suo punto di vista. Qual è il punto? È che queste figure non erano soltanto per Gioacchino la connessione tra dei concetti, e quindi non hanno soltanto poi una natura di connetto X con Y, eccetera, ma hanno anche una funzione di tipo, diciamo così, passionale, oppure se vogliamo emotivo, o legato alla scoperta divina, che quindi dal suo punto di vista anche Letizia, Gaudi e così via. E queste figure e l'uso di questi colori non in tutte le figure è, diciamo così, strettamente di natura notazionale, no? Cioè non corrispondono necessariamente il verde sempre a qualcosa, il rosso sempre a qualcos'altro, ma in altri casi sono anche semplicemente un modo, no, per dare l'idea di un trionfo di colori che corrispondono al fatto che lui a un certo punto riesce a rompere un po' lo specchio e arrivare per un attimo alla percezione di una concezione, di una visione teologica più complessa e più profonda. Quindi c'è da considerare anche, tanto per ricondurre poi questa figura anche c'è un processo di astrazione che possiamo fare dicendo che questo diagramma poi è un diagramma e può essere applicato in altri contesti. Però poi dobbiamo anche ricordare che c'è anche invece una natura di tipo teologico, eccetera, e che dà ragione di altre caratteristiche. Sì, come dice Giampiero, c'è una componente espressiva che si collega alla componente semantica della rappresentazione, certo espressiva anche proprio nel senso di in questo caso quasi estetica. Sì, scusa Leonardo, posso... Proprio, giusto un appunto per quello che dice Giampiero. In realtà qui quello che è interessante in questa rappresentazione qua è che l'aspetto espressivo, no, come comunemente può essere pensato come accessorio, in realtà qui è assolutamente funzionale, si iscrive in quello che diciamo prima, cioè nella totalità sistemica delle analogie. Il fatto che lui riprenda l'albero non è arbitrario, proprio quello che forse non sono riuscito a esprimere bene prima. L'albero è stato ripreso dal testo sacro. L'albero è stato ripreso dal testo sacro e non poteva essere altrimenti, per cui l'analogia, in questo caso del testo sacro o dell'aquila, che poi dopo Gioacchino riprenderà, sono tutte analogie che lui riprende dalla Bibbia e non può non essere così. E infatti quello che è interessante forse è provare a leggere, adesso una cosa che mi è venuta in mente,
provare a leggere l'aspetto sistemico non tanto nella singola tavola, quanto in tutta la produzione di Gioacchino. Cioè, quindi nella rappresentazione trinitaria, quanto nell'albero. Tra l'altro, adesso, dato che siamo su questa slide qua, secondo me è giusto far notare che quest'albero qua riprende gli stessi rapporti numerici che sono presenti nel cerchio trinitario, per cui si vede chiaramente l'alfa e l'omega. L'albero si divide in due rami, quindi le due bipartizioni dell'omega, e riproduce i tre cerchi, che sono presenti sia nella trinità quanto nelle tre aste dell'alfa. Per cui anche in questo senso c'è una relazione, no? Più ampia in tutta la produzione gioacchiniana. Allora, sicuramente, giusto per chiudere, perché sono le sette. Esatto, anche nel drago a sette teste. Ma anche nell'aquila, nell'albero, eccetera. Per chiudere la questione, secondo me, un richiamo. Allora, sicuramente questo esplicita tutta una serie di connessioni che si ritrovano nelle figure di Gioacchino, ma non solo in Gioacchino, in altre figure, in particolare del basso medioevo, ma comunque già presenti anche in precedenza. Ma nel basso medioevo fioriscono intorno all'anno 1000, dall'anno 1000 in avanti praticamente fioriscono tutta una serie di figure che hanno questa caratteristica di mostrare, diciamo così, legami tra numeri, natura, segni cardinali, pianeti e così via, come se ci fosse una connessione tra tutte le cose. Questo è un aspetto importante. Però ecco, una dimensione importante che emerge da questa immagine è la dimensione ineludibile di quello che appunto diceva Giampiero, della componente espressiva, cioè nel senso non esiste un diagramma che non abbia anche una forma, e questa forma ha un'importanza anche per il suo lato estetico, cioè quello di generare sensazioni, che in sostanza è ineludibile, non so come dire, quando si producono immagini. Quindi non esiste una forma privilegiata per parlare di dati. Cioè, esiste una relazione tra attiva, insomma, tra fruitore destinatario di un'opera e l'elaborazione grafica di quest'opera, che non è, diciamo così, non c'è un modo astratto perfetto per trattare i dati. Allora, a questo punto vorrei, qui c'è le due famose aquile di Gioacchino, che poi ritroviamo anche in Dante, nel senso. A questo punto c'è il momento delle domande. Volevo dirvi che praticamente oggi è la sesta puntata di Radio Babele, la prossima puntata sarà l'ultima, e poi chissà, vediamo se in un altro momento fare una Radio Babele 2 su nuovi temi sempre legati alla scrittura, magari affrontate da altri punti di vista. Quindi prego, se ci sono domande, ecco, fatele pure. Domanda multipla. Quando la possibilità e la capacità di rappresentare tali diagrammi ha contribuito a fondare la teologia e la filosofia del credo gioacchiniano? O meglio, è possibile secondo voi scindere la rappresentazione degli anelli o le altre nel libro con la teologia e la filosofia gioacchiniana? No, fondamentalmente si può dire che l'uso dell'analogia con gli anelli insieme è più di un espediente comunicativo, sia un elemento costituente e integrante della teoria di Gioacchino. Allora, vabbè, chiaramente sono domande retoriche. Sì. Perché? Sono domande, diciamo, sì, appunto, esatto. Sì, erano più che altro un pretesto, ecco, perché poi me le sono segnate, ma le avete spiegate tutte comunque durante la vostra trattazione, quindi. Però era solo per collegarci anche alla presentazione che mi ha fatto 2 settimane fa, cioè
secondo me non c'è molto di diverso nel pensiero di Gioacchino, che comunque trattava di teologia, di filosofia, con il pensiero scientifico, logico e matematico anche degli scienziati più recenti, insomma anche del Novecento. Ecco. Chiaramente il pensiero va a Feynman, che chiaramente non può essere disgiunto dalla sua, come dire, dalla formulazione dei grafici, così come alcune cose, per dire, secondo me la scoperta del DNA è fortemente connessa alla sua schematizzazione grafica anche, così come anche fatti che non, tipo la tavola periodica è collegata ad una relazione grafica tra gli elementi. Quindi secondo me c'è una connessione dal punto di vista proprio del processo grafico. Ovviamente questo non è, quello di Gioacchino non è un pensiero scientifico nel senso in cui lo intendiamo noi, e ha un fondamento diverso, ecco. Non so se Leonardo voleva aggiungere qualcosa su questo punto. No, perché indubbiamente appunto la sintesi di Jean-Pierre è corretta, anzi diciamo così che che molti studiosi sostengono che, anzi, che il libro figurato sia la sintesi teologica di Gioacchino. Però poi ovviamente anche all'interno degli studiosi invece ho letto anche altri che cercavano poi alla fine di ricondurre il diagramma, che dicevano Gioacchino usa i diagrammi come sintesi di un discorso lineare verbale. Quindi poi ovviamente magari anche negli tradizioni di Gioacchino ci può essere chi non accetta fino in fondo che queste nozioni non siano traducibili verbalmente. Cioè diciamo tutti partono dal presupposto che queste immagini siano una sintesi teologica di per sé, cioè non che siano una illustrazione o una connotazione, diciamo un elemento espressivo di un testo scritto altrove. Sono queste la sintesi teologica. Il punto ulteriore che uno può dire è poi a sua volta queste immagini sono poi traducibili verbalmente oppure no. E su questo penso ci sia un dibattito anche tra gli studiosi di Gioacchino e tra chi ritiene che alla fine questi diagrammi siano invece poi ritraducibili in un discorso verbale e chi invece ritiene che nel momento in cui li linearizzi e li verbalizzi perdi quella complessità e perdi anche la possibilità di fare qualcosa con queste immagini. Ha un elemento, queste non sono solo sintesi, sono macchine per ulteriore sintesi. Questo è un elemento importante. Proprio per il fatto che sono degli strumenti combinatori e proprio per il fatto che sono tante tavole, noi abbiamo visto alcune, contemplandole, può cominciare a fare correlazione tra le diverse figure. Quindi questo testo non serviva soltanto come sintesi di un pensiero. Ovviamente sintesi di un pensiero che poi doveva essere, che poi faceva riferimento ad altri testi. Cioè è un testo autonomo da un certo punto di vista, però poi lui stesso riprende e rimanda ad altre sue opere. Ma da un altro punto di vista erano invece dei testi visivi che servivano a produrre ulteriori interpretazioni o contemplazioni e così via. Quindi hanno una duplice natura che insomma è decisamente interessante. Ecco. Poi giusto per così per connettermi a quello che ha detto Giampiero, in realtà questa visione della rappresentazione diagrammatica come un qualche cosa di accessorio, di ausiliare, no, in realtà è stata discussa ampiamente anche nell'insegnamento della logica. E su questa cosa qua si sono dibattuti abbastanza, abbiamo trovato alcune pubblicazioni abbastanza interessanti dove spiegavano ad esempio la centralità della rappresentazione diagrammatica per spiegare come dire le relazioni logiche, il sillogismo, la logica proposizionale, eccetera, eccetera. Per cui in realtà adesso il fatto che noi, come dire, abbiamo anche avanzato l'ipotesi che, come tu hai fatto la domanda, per come hai posto la domanda, il fatto che tu dica la rappresentazione diagrammatica è semplicemente una,
uno stratagemma comunicativo per rappresentare un qualche cosa che aveva già formalizzato in termini lineari. Questo qui forse è un po' un retaggio, adesso qui la butto giù, insomma, qui lo dico, qui lo nego, è anche un po' un retaggio di quello che è, di come l'insegnamento della logica ha, come dire, polarizzato e privilegiato da un certo punto di vista la scrittura lineare rispetto invece a quella di grammatica. Questo tuttavia non significa che la rappresentazione diagrammatica, la rappresentazione visiva, non sia uno strumento necessario, fondamentale per l'insegnamento e per l'apprendimento. Per l'apprendimento uno strumento, giusto per concludere, c'è un software che adesso mi sfugge, ma adesso posso andarlo a ritrovare, che si basa proprio sull'integrazione dei due linguaggi, quello lineare e quello diagrammatico, per l'insegnamento della logica. Della logica proposizionale. E cerca di smontare un po' quello che è appunto questa visione qui degradante da un certo punto di vista della rappresentazione visiva rispetto a quella lineare. E con ottimi anche risultati. Per cui se ti interessa posso trovartelo. Certo. Un altro... sì, questo assolutamente. Un altro aspetto è che effettivamente alcune teorie, alcuni testi, secondo me ad esempio su tutti l'etica di Spinoza, hanno in realtà una struttura grafica per cui sarebbero anche molto più comprensibili, diciamo così. Inseriti in una struttura grafica, ma in realtà sono formulati linearmente, per cui talvolta appunto il pensiero linearista può portare a aumentare le difficoltà, insomma, l'esempio stracitato di Darwin e del suo schema dell'evoluzione, che è molto più chiaro di tutta la... la questione è che effettivamente negli autori stessi, che probabilmente privilegiavano una formulazione visiva delle cose, in una certa misura, sia poi un tentativo di ricondurre al lineare perché la forma riconosciuta, insomma. Paradossalmente si verifica una situazione del tutto opposta quando noi da un lato diamo questo forte peso alla diciamo così costruzione alfabetica lineare del testo, dall'altro diamo un valore fortissimo ai grafici, i diagrammi quantitativi soprattutto, per cui un grafico in qualche modo esprime la verità e quindi acquisisce molto più valore del testo alfabetico. Vediamo un articolo, c'è un grafico, il grafico è vero, anche se il grafico sappiamo benissimo, come abbiamo visto poi tra l'altro la settimana scorsa con le mappe, può essere distorto. Può essere completamente distorto. Ecco. E poi un'altra cosa che invece era emersa, però se ci sono domande le facciamo, era la questione del processo, dei limiti dell'abduzione che era emersa. Come sistema per formulare le ipotesi, perché rientrava il fatto che in realtà le analogie che noi facciamo probabilmente con un meccanismo che è legato alla nostra evoluzione biologica sono molto rapide, molto puntuali, non so come dire, e sono diverse da soggetto a soggetto. In qualche misura, diciamo così, che non è una mera formulazione, un anticipare l'assente, un anticipare l'antecedente,
tra infinite possibilità, ma questa analogia è guidata da dei processi che in qualche misura non so fino a che punto siano spiegati, ma che permettono di fare questi, di mettere in atto questi processi, se per consolidamento o per altri meccanismi, molto velocemente. E questa è, in qualche modo, noi formuliamo delle ipotesi secondo delle figure mentali che già abbiamo e che ricombiniamo in varia forma, e riusciamo a fare questa operazione molto velocemente. Un computer dovrebbe vedere tutti i casi possibili per fare un'abduzione. Un computer può fare un'abduzione, ma la fa sistematicamente. Noi la facciamo, noi esseri umani intendo, non so come dire, uso questo noi, la facciamo invece con una precisione, una puntualità e una soggettività abbastanza forte. Ecco, questo è un aspetto importante, secondo me, da sottolineare nella questione formulazione delle ipotesi, secondo, insomma, il processo poi discusso in Peirce, che abbiamo più o meno accennato anche oggi. Vabbè, non sento voci. No, se vuoi posso aggiungere, sì. Vai, aggiungi. Una cosa a proposito del rapporto, appunto, testo scritto, figura, dove sta la logica, eccetera. Quello che mostrano queste immagini è che non c'è da una parte un'argomentazione scritta e poi dall'altra parte l'immagine come prova visiva dell'argomentazione scritta o come referenza per l'argomentazione scritta, che poi è la struttura che si ha nell'articolo giornalistico a cui poi si affianca il grafico o la cosiddetta infografica, oppure che sia anche negli articoli scientifici, in cui si può inserire immagini. Però poi, salvo alcuni casi di alcune riviste, ma poche, in cui ci sono dei saggi visivi, però nella maggior parte tu devi esprimere con le parole. Dopodiché puoi mettere, no, a delle immagini, delle figure che costituiscono degli elementi o approfondiscono un fatto, costituiscono una prova e così via. Mentre quello che mostra queste immagini, così come anche le cose di Galileo, ma anche molte cose di Leonardo da Vinci, è che in realtà l'argomentazione avviene già ancora meglio, in alcuni casi in particolare, attraverso l'integrazione tra i diversi sistemi espressivi. Cioè qua non è che Gioacchino argomenta nei suoi testi e qui fa la cosa d'effetto. Qua lui sta argomentando, perché è un'argomentazione logica in quanto connette gli elementi tra di loro, e in più ha anche dei testi scritti, perché poi questo non vuol dire che il testo alfabetico non abbia una sua capacità, una sua proprietà argomentativa, soltanto che, soprattutto quando si parla di argomenti complessi, l'integrazione, no, tra diversi piani espressivi o tra diversi sistemi espressivi aumenta, potenzialmente migliora il livello di argomentazione, e che quindi forse dovremmo anche provare, a partire da questa immagine, a ripensare anche la struttura che ancora degli articoli, così come dei saggi, che ancora invece vede l'argomentazione da una parte, e per quanto le infografiche, le cosiddette infografiche, che poi tutta la grafica è infografica, la maggior parte, quindi è un termine sbagliato, però per quanto le infografiche siano, diciamo così, strutturate in maniera sinsemica e così via, però poi alla fine rimandano altrove per l'argomentazione, ed è questo invece che probabilmente questo tipo di immagini potrebbe insegnarci. Ovviamente questa è un'immagine teologica, ce ne sono anche gli altri ambiti. Il vizio di fondo è che fondamentalmente quello che succede è che, come dire, Feynman, probabilmente Gioacchino, non lo sappiamo, come si chiama, Oresma, Galileo, Darwin, Leonardo, non Romei, si intende, formulano delle, costruiscono delle argomentazioni grafiche perché hanno a che fare con la conoscenza di quello che trattano. Esatto. Pugnalata, non necessariamente i grafici, per come si sono divise le attività, insomma, non esistevano i grafici nel Rinascimento, nel 600, cioè, sì, c'erano fondamentalmente, però... I tipografi, c'erano. Le,
Galileo però si occupa personalmente di seguire la stampa del suo Sidereus Nuncius. Leonardo, non ne parliamo, addirittura, non, come dicevi oggi, forse l'hai detto anche adesso, non lascia... Non stampa e inventa un sistema di stampa. Sì, perché questi, la stampa non rende a sufficienza quello che lui... il modo che lui ha per argomentare e visualizzare le cose. Esatto. E così come... Ecco. E quindi sicuramente questo è un... come dire, ecco, è un punto, ecco. È un po', diciamo così, contro i grafici, però effettivamente più che altro è un invito ai grafici a formarsi e a elaborare le proprie conoscenze nell'ambito che stanno trattando. Nel senso. Sì, se si vuole fare design grafico occorre studiare quello che si sta progettando, il tema, il contenuto, insomma, che poi non è contenuto, perché alla fine abbiamo visto che non, di fatto per Gioacchino non è che si distingue la sua teoria dalla forma dei tre anelli, che si intrecciano in quella maniera lì, così come non si distingue la teoria del DNA con la sua rappresentazione, insomma, dalla sua rappresentazione. Ormai non connetto più grammaticalmente, sinteticamente quello che dico. Ci sono altre domande? Oggi andiamo via lisci. Mi sembra che... è anche calato drammaticamente il numero dei partecipanti, quindi oramai non interessa più a nessuno. Sarà la presenza di Romei, probabilmente. Pensavano ci fosse l'altro Leonardo. Sì, infatti tutti pensavano... Poi Da Vinci, ovviamente. Da Vinci, chiaramente. Poi hanno visto che c'era Romeo e ha detto, vabbè. Che delusione. Va bene, dai. Bene. Allora, chiudiamo. Chiudiamo qui. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti, grazie a voi, ci sarà ancora una puntata, non abbandonateci perché se no non la facciamo, insomma. E ci vediamo mercoledì prossimo. Arrivederci a tutti. Arrivederci allora. A tutti. Grazie. Ciao.